qui di fronte alla memoria storica di due imperi, quello dell'Italia fascista e quello dell'Italia imperiale romana. Abbiamo la figura emblematica di un grande vate moderno, il dottor Vitali, che ci illumina dall'alto della sua conoscenza a proposito di argomenti contingenti e veramente immanenti, ma con la diciamo paradigmatica rappresentazione del passato confrontato al presente. Ecco, con questa diciamo spessore di prospettico vediamo e analizziamo sempre le cose. Quindi la parola al dottor Giorgio Vitali. Allora, gli slavici generalmente quando iniziano a parlare dicono Inshallah. Allora tutti i circostanti si grattano i coglioni, perché quella è la caratteristica. Noi invece di dire Inshallah diciamo sia lode al gran Dio Priapo, simboleggiato anche in questa grande opera architettonica che io devo dire la verità, quando fu fatta non mi piaceva niente, era molto ridondante. Poi però in un secondo tempo, studiando a fondo l'architetto, che è il famoso architetto Brasini, mi sono reso conto che questa è veramente un'opera documentale, è veramente un'opera importante, importantissima. La colonna di Traiano. Peccato che qua nel progetto, in tutti questi basamenti, ci doveva andare una statua degli imperatori romani. È chiaro che in una situazione come l'attuale, in una situazione di crisi dove queste statue sarebbero state distrutte immediatamente, asportate o quant'altro, certe cose non si potevano fare e non sono state fatte. Comunque ricordiamoci sempre che questi basamenti sono vuoti perché qui sopra ci dovevano essere le statue. Detto questo, entriamo nel merito di un argomento che tu mi avevi posto prima, la questione palestinese. La questione palestinese, a mio avviso, ma ritengo di non avere assolutamente sgarrato nei confronti... No, voglio fare una premessa. Sì. Teniamo presente una cosa importante, che storicamente è sempre stata sottaciuta per la massima parte, è il fatto che almeno quattro imperatori romani derivano dalla provincia della Siria, del Medio Oriente. Quindi la Siria è sempre stato il territorio dell'impero a tutti gli effetti. La Siria è una provincia romana per eccellenza. Su questo discorso proprio non c'è assolutamente nulla da obiettare. Ritorniamo però alla Palestina. E quindi quello che succede in Siria a noi ci tocca immediatamente. Esattamente. E tanto è vero che la vittoria del potere autentico, del potere vero, della capacità di resistenza di quell'indomito popolo, e sta colpendo a fondo la credibilità dell'impero statunitense. E diciamo, anche da questo punto di vista, mi stai portando fuori dal discorso, però è importante riconoscerlo e dirlo, ci sono delle avvisaglie di sganciamento da parte soprattutto delle oligarchie del Golfo, le quali hanno incominciato a tastare il terreno se vale la pena o meglio chiudere con gli americani. Non è uno scherzo, perché quello che sta accadendo nel Bahrain... No, anche perché c'è il contraltare, il contropeso dell'energia della Siberia che entrando nel mercato creerà problemi grossi agli arabi. È finita per loro, o si mettono d'accordo con la Russia e con l'Eurasia, e l'Europa occidentalizzata, ma noi abbiamo già visto anche che la Merkel stessa ha incominciato a tastare il terreno e ha incominciato a fare... anche perché le elezioni in Baviera hanno creato un bello sconquasso. Ricordiamoci il presidente, e questo è bene che i nostri amici lo sappiano, da Baviera
è sempre stata l'epicentro di una cultura cattolica antiprotestante e antioccidentalista. Ricordiamo che la forza politica più importante antioccidentalista è stata quella di Strauss. E quindi noi abbiamo Strauss, che era un esponente democristiano della Baviera, e poi abbiamo quell'altra spinta che non è stata roba da poco, quella spinta. Non ci scordiamo mai Strauss. Sì, vabbè, ma sì, questo è un altro Strauss. Sì, ma questo è uno Strauss cattolico. No. Questo Strauss qui era uno Strauss cattolico che ha scritto delle cose molto importanti. Quello è proprio cattolicesimo. Come lo Strauss musicista. Lo Strauss musicista non era certo bene. L'altra forza politica che comunque fa parte di un'altra spinta e di un'altra posizione politica, quella di Schröder, che è sempre stata anche quella favorevole all'Eurasia. Inutile che elenchiamo le cose che non dobbiamo elencare, perché non stiamo dicendo questa cosa. Tutte queste avvisaglie hanno creato... Ah, notizia di oggi. Crollo delle commesse all'industria tedesca dell'1,8% nel mese di maggio. Benissimo. E vabbè, questi se vogliono trovare chi gli compra l'industria... Gli devono dai soldi. No. Se i compratori non hanno i soldi, chi li produce? Non solo. Non vende. No, ma i soldi ce li ha. La Russia i soldi ce li ha. Basta fare quello che a suo tempo ha fatto. Io parlavo del mercato europeo. Sì, vabbè. Basta fare quello che a suo tempo fu fatto, l'accordo con la Russia, che comportò un grosso aumento di produttività della Russia stessa e la possibilità per la Germania nazista di allenare e preparare le sue forze armate, che sennò non avrebbero potuto farlo. Comunque il passo sarà breve e molto più vicino. Per ritornare al discorso della Palestina, voglio ricordare agli amici che la spinta sionista verso la Palestina in termini geopolitici è stata voluta da chi di dovere, c'erano di mezzo anche i sionisti, intendiamoci, e semplicemente per creare un punto di riferimento di crisi internazionale al bisogno. Ecco dunque che dopo il fallimento... Non a caso intenzionalmente voluto da Churchill. Esatto. E non ci scordiamo mai che individuo balordo, balzano. Beh, era. Churchill più che altro interessava il controllo inglese della Palestina, certo, per controllare indirettamente il canale di Suez. Però anche questa è una faccenda che va sempre tenuta presente. Il crogiolo palestinese serve per creare situazioni di attrito, che servono di volta in volta a creare situazioni difficili di carattere geopolitico, aumentare il costo del petrolio, bloccare il canale di Suez e quant'altro. Allora, cosa sta succedendo in Palestina? Dopo il fallimento dell'attacco criminale contro la Siria, dopo il fallimento dell'attacco criminale contro l'Ucraina, al quale ha risposto in maniera adeguata, egregia e veramente competente, la Russia attuale, che non è più la Russia sconclusionata di Gorbaciov, o ancora prima di Yeltsin, o ancora peggio dei vari Andropov e compagnia cantante. Anzi, Andropov si salvava un po' perché era un esponente del KGB, ma quelli prima erano proprio dei coglioni totali. Allora, dopo questa cosa qui, abbiamo una Russia che è di nuovo prepotentemente all'altezza della situazione. È una detto grande madre Russia, detto, è tornata ad essere questo, la grande madre Russia. Siccome per forza loro devono continuare a tenere in bilico la situazione, hanno deciso di ricreare per l'ennesima volta la crisi in Palestina. Come è avvenuta questa crisi? Creando artatamente il caso Sbelli, la morte di tre ragazzi. Ora, io sono convintissimo, perché le notizie che circolano mi convincono, che è vero che tre ragazzi sono morti, ma questi tre ragazzi sono morti in un incidente stradale. Dopodiché li hanno tenuti un po' in caldo e hanno detto che erano stati uccisi dai palestinesi. Tutto il resto viene di conseguenza.
Ora a questo punto bisogna vedere se loro signori hanno la capacità o la forza di creare e di sostenere questo terzo punto di attrito. Diciamo che questo terzo punto di attrito, a mio avviso, è difficile da sostenere e non è più come una volta con i vari Piombo Fuso e compagnia cantante, perché di contro non solo c'è una popolazione più agguerrita, più armata e più pronta a resistere, ma c'è anche l'aspetto importantissimo degli aiuti indiretti che arrivano dalla Russia e che noi non conosciamo, perché sono... No, anche perché rispetto a 8-10 anni fa la situazione geopolitica è cambiata molto. Esatto. La Russia ha preso una funzione dominante. Esatto. E ha preso anche soprattutto una posizione dominante negli armamenti. E soprattutto negli armamenti, cioè degli armamenti che gli americani se li sognano. Allora, ricordiamoci che l'Egitto di oggi non era l'Egitto dell'altro ieri. Detto questo, io concluderei questa faccenda qua dicendo agli amici che si possono e si stanno interrogando su cosa avverrà in Palestina, che la Palestina svolge il ruolo che gli è stato assegnato fin dal 1920. Deve servire per punto di attrito e soprattutto per smussare situazioni difficili, come avevo detto, quelle della Siria e quelle dell'Ucraina. Ricordiamoci anche che dalla Palestina loro signori non passeranno e che se loro signori sono interessati ad invadere il Libano, probabilmente e molto se riusciranno a fare 500 metri, ripeto 500 metri, dopodiché noi, come abbiamo sempre detto, stiamo contro loro signori da sempre. Ormai è da mezzo secolo, è più di mezzo secolo che noi siamo contro loro signori. E per concludere però dobbiamo fare un'ulteriore considerazione in relazione soprattutto al fatto che noi siamo persone razionali ancorché non razionaliste. E allora per far capire bene che essendo razionali non possiamo che essere contro a tutte le forme di dogmatismo assoluto e pecoresco, leggiamo alcuni passi che riteniamo di dover leggere, perché sono cose importanti. Questo Charles Fort, questa è un'opera classica, ne parlavo poco fa con qualche amico, non mi ricordo chi è, con Fabiano, e gli parlavo dell'assurdo e dell'orrore. Sì. Dei temi dell'assurdo e dell'orrore che hanno una valenza immanente adesso, in questo momento, il successo, di dominio delle menti. Il successo che stanno avendo a tutta una serie di film dell'orrore che sono stati congegnati in termini hollywoodiani è proprio per, a mio avviso, creare una situazione di passività nelle persone e creare anche un'accettazione fatalistica. Di immanentismo. Esattamente, fatalistica del mondo. Leggiamo quello che scrive Charles Fort, vedi, il capolavoro di Charles Fort, il più noto cronista dell'assurdo, un'impressionante raccolta di fatti che la scienza respinge non essendo in grado di analizzarli e comprenderli. Allora, scrive Charles Fort, eccettuato il fatto di sostituire la fede con l'accettazione, i nostri metodi saranno quelli convenzionali, i mezzi mediante i quali ogni credenza è stata formulata e sorretta, ossia i nostri metodi saranno quello dei teologi, dei selvaggi, degli scienziati e dei bambini. Perché se tutti i fenomeni sono continui, non ci possono essere metodi decisamente diversi. Scriveremo questo libro con i mezzi inconclusivi e con i metodi dei cardinali, dei dicitori di fortuna, degli evoluzionisti e dei contadini, metodi che devono essere inconclusivi se sono sempre connessi col locale e se non c'è nulla di locale per concludere. Guarda quanto è profondo. Se funzionerà come espressione di quest'epoca, la spunterà.
tutte le scienze cominciano con dei tentativi di definizione. Nulla è mai stato definito, perché non c'è nulla da definire. Darwin scrisse l'origine della specie, ma non fu mai in grado di dirci che cosa intendeva chiamare specie. Ecco, vedi quanto è profondo questo pensiero e quanto acuto, e quanto sono superficiali tutti i personaggi dogmatici che sulla base di una fede accettata passiva pretendono di imporre le loro idiozie nella testa delle persone che ragionano. Vabbè, non è possibile dare una definizione. Nulla è mai stato alla fine scoperto, perché non c'è nulla da scoprire alla fine. È come creare un ago che nessuno ha mai perso in un pagliaio che non è mai esistito. Sono perfettamente d'accordo. Ma tutti i tentativi per scoprire in realtà qualcosa, dove in realtà non c'è nulla da scoprire, sono in realtà tentativi essi stessi per essere qualcosa. Un cercatore della verità non la scoprirà mai, ma c'è una remotissima possibilità che egli stesso diventi la verità. Perfettamente d'accordo. La realtà è quella che si immagina. Tu sei la verità nella misura in cui riesci a imporla. Questo è il messaggio intrinseco nei Vangeli. O che la scienza sia più di una ricerca, che sia una pseudocostruzione o una quasi organizzazione, che sia cioè un tentativo di evasione per stabilire localmente l'armonia, la stabilità, l'equilibrio, la consistenza, l'entità. C'è la più remota delle possibilità che possa riuscirci. La nostra è una pseudoesistenza e tutto ciò che è visibile in essa fa parte della sua stessa essenza fittizia. L'ho sempre pensato. Alcune apparenze si approssimano maggiormente di altre allo stato positivo. Noi concepiamo tutte le cose come occupanti una graduazione o stadi tra la positività e la negatività, la realtà e l'irrealtà. Alcune cose apparenti sono più quasi consistenti, giuste, belle, unificate, individuali, armoniose e stabili di altre. Noi non siamo realisti, non siamo idealisti, siamo degli intermediaristi, perché nulla è reale, ma quel nulla è irreale. Quando ti dicevo che è il percorso che è importante. Esattamente, esattamente. Hai capito? Ah, tu dicevi pensa. Non il fine, è il modo per raggiungere il fine, che dà il senso a tutta la tua esistenza, sì. Al tuo gruppo, alla tua associazione. Infatti, è l'azione nel divenire. Il Vangelo vero, cioè quello che si legge tra le righe. Cristo a un certo punto dice: io sono la via e la verità. Che significa? L'identificazione della via col con percorso, la verità. Certo. Ci sono i cretini che credono che Cristo, questo personaggio immaginato da grandi filosofi, dicendo io sono la via, la verità, come se lo dicesse che lui... Come lui identità, come identità, se... come identità. Invece in lui si identifica, no? La verità che è via, cioè nella via c'è la verità, fuori dalla via non nel c'è percorso, la verità. Nel divenire momento dopo esattamente. Momento. Esattamente. Tutti i fenomeni sono un'approssimazione in un senso o nell'altro tra la realtà e la irrealtà. Allora io bello, ritengo di questo è molto questo bello, delle cose questo è di una bellezza sublime questa frase. Allora, per concludere, visto che abbiamo incominciato ieri, noi siamo, come abbiamo detto ieri assieme a Ubaldo, noi siamo qui anche per parlare del nuovo Galateo. Questo è il nuovo Galateo. E leggiamo una piccola frase, abbiamo preso l'abitudine di leggere sempre una piccola frase del nuovo Galateo. Adesso vediamo che cosa possiamo prendere. Poche parole. Tutto è, neanche a dirlo, molto pittoresco. Questa sì che è l'Italia vera.
turrita di torroni e fortificata di panforti, che si strippa e si spintona per affacciarsi al teleschermo e divi salutare con la manina, assopro ludibrio dell'antica fierezza comunale, del gobbo di Carati, del cigno di Busseto, dei mille ingegni che ha cresciuto e pasturato. La bella provincia italiana si immerda nelle bande di frequenza, nelle sembianze di una figlia di Maria, col cappello da bersagliere, le cioce e il mandolino, il che è bello e istruttivo. E sull'ampolla rettale del gentiluomo tutto ciò comincia ad incombere con urgenza, perché il gentiluomo a un certo punto gli viene da cagare. E quindi, a fronte di queste bellezze trasmesse dalla televisione, ripetiamo questa frase che è veramente importante. Sembra guarissimo. Cioè, infatti, il che è bello e distruttivo era una frase che metteva sempre guarissimo. E sull'ampolla rettale del gentiluomo tutto ciò comincia ad incombere con urgenza, lavorando alacremente le forze oscure della reazione intestinale alla forgia dell'evacuazione in male e verso il basso pigiandola a scossoni con orchestrato di bombici, di fetoni, di stallatico pinguino. C'è uno squallore unico. Ha perfettamente ragione. Cosa fa questa televisione che ingenera questi fabbisogni? Ma leggiamo. Carino sto libro. Da smudellarsi. Sì. Il gentiluomo è naturalmente. Quindi è una parodia, insomma. Sì, cazzo. Il gentiluomo è naturalmente incline al culto del cameratismo. La sua immancabile frequentazione di convitti, caserme, oratori ed altri compagnonaggi, quali ingaglioffimento goliardici, squadre di calcetto e escursioni aziendali, ne ha temprato il carattere e fortificato lo spirito, nonché abituati i sensi ad uno sterminato repertorio di effluvi organici, di lazzi, scherzi, grevissime beffe, storielle oscene e vario turpiloquio. E questa è una descrizione del gentiluomo italiano di oggi. Vero gentiluomo italiano. E finiamo con un'altra frase abbastanza interessante. Della sua natura più terragna riprenderà nozione quando poi al primo biascicar delle fauci intormentite dal sonno sentirà il cavo orale. No, ma è bravo pure come terminologia in gamba, eh? Allappato e melmoso. E laboriosamente tenterà con la lingua i ricettacoli cavernosi delle carie, sputacchiando minuscoli, misurevoli resti di ciccia e frammenti di trascorse verdure. Alitando sul dorso della mano farà cimento del proprio fiato. Adesso alla stregua di Scirocco e malevolente come la stiva di un cargo cingalese. Comunque c'ha una verbosità dialettica, allora, sì, tremenda. Sì. Del gentiluomo lo stomaco, i visceri intasati di marasma manderanno cupi echi di lavandino su e giù, blo 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 blo. Gli schioccheranno che è un piacere le giunture degli ossi, dalla nuca agli omeri, dalle anche alle ginocchia fino alle caviglie. Poi, mentre tenterà di sollevarsi come un asino bastonato che zoccola sulle cenci, povera bestia, di sé medesimo avrà compianto, povera bestia. La sua compagna, permanente o occasionale che sia, scossa da un brivido di metritono mattutino, si involgerà vieppur nelle scomposte coltri e rivolgendogli la poderosa groppa grugnirà a sinistra fonemi inarticolati a proposito d'urgevoli bisogni quotidiane cui far fronte con danaro contante. Classico, proprio. Questo è un perfetto. Grande saggio, questo è un grande saggio. Ma chi è questo? Non lo conosco. Giorgio Marchetti. Eccezionale, ma è tutto così. Allora, nell'aver letto questa parte,
diciamo che è appunto una descrizione molto caustica ma vera dell'italiano di oggi, ancorché voglioso di mostrarsi gentiluomo, noi questa volta chiudiamo e ne riprenderemo un'altra volta dicendo ai nostri amici, noi chiuderemo tutti i nostri video sproloqui con alcune frasi tratte da questo importantissimo libro. Vedi come dice qui, vedi? Di altre digressioni del gentiluomo intorno all'evacuazione intestinale e annessi. Così il gentiluomo, secco profilo, di indole e inclinazione, si veda adempiere alla fecale prassi dell'ora più privata e serena, locupletando la catarsi fisiologica con dottissime letture filosofiche alternate a fumettistica leggera. Bene, l'autore, senza falsa modestia, rende noto che tutta la sua produzione letteraria è stata concepita al fine di essere acconciamente utilizzata in codesta occasione. Cioè, dice, io scrivo per farmi leggere mentre stai cagando. Interessante. Vabbè, chiudiamo, dai. Chiudiamo con una frase. Con la frase che, diciamo, chi vive sperando muore cagando. E così concludiamo. Ciao a tutti.